Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi faccio vedere come estendere il cavo HDMI da un decoder, che sia SkyQ, SkyMini, come in questo caso, o se avete un lettore DVD e il vostro cavo è troppo corto, o dovete fare una lunga distanza, cioè che dovete mettere un cavo HDMI che sia lungo 5-6 metri, anche di più, e può arrivare fino a 60-70 metri. Ho qui la soluzione. Come? Ve lo faccio vedere attraverso questo video. Quindi iniziamo subito e andiamo. Allora, eccoci qua. Quello che useremo oggi sono degli HDMI extender. Che cosa fanno questi? Questi HDMI in pratica sono due scatolette che si mettono, una che è il trasmettitore e l'altro che è il ricevitore. Allora, TX trasmette ed RX riceve. Quindi noi che andiamo a fare? Noi prendiamo adesso, vi faccio una prova con un cavo corto, poi il cavo di solito a seconda del metraggio e della distanza sarebbe meglio prendere un cavo Ethernet, in questo caso è da 5, categoria 5E, ma io vi consiglio anche un categoria 6 che sviluppa un po' meglio anche l'immagine. Dopo, se è un'immagine 4K normale, basta anche un 5, poi bisogna vedere pure la distanza, quindi bisogna fare anche dei calcoli. Però per brevi distanze diciamo che io di solito uso il 6, la categoria 6. Questa è una categoria 5, ovviamente è una prova. Quindi adesso noi andiamo a provare questi repeater, questi trasmettitori che trasmettono il segnale HDMI da una parte all'altra attraverso il cavo di rete. Quindi noi che andiamo a fare? Prima cosa andiamo ad alimentarli. Prendiamo un altro cavo HDMI e adesso vi faccio vedere come le andiamo a collegare. Questo è il cavo di alimentazione, lo mettiamo qui. Ecco, questo lo andiamo ad alimentare sul trasmettitore, lo accendiamo, mettiamo un cavo di rete qui e il cavo di rete qua. Vedete? Questa è l'entrata, si è acceso perché si è alimentato. E noi che andiamo a fare adesso? Prendiamo il nostro cavo e lo andiamo ad attaccare prima di tutto sul nostro decoder di Sky. Poi lo mettiamo sul trasmettitore, attacchiamo l'HDMI. Ecco. Ed infine attacchiamo HDMI. Questo è il ricevitore che andrà dietro al televisore, noi lo andiamo ad attaccare e eccolo qua. Quindi abbiamo adesso allungato il nostro cavo HDMI. Questi aggeggini dove si usano? Si usano principalmente, soprattutto chi ha dei videoproiettori. Certo, voi mi direte: io voglio avere la qualità 4K. Questo ve lo lascio comunque sia il link in descrizione se lo volete acquistare. È anche uno di buona qualità. Questo arriva fino a 1080 e ha un'estensione di 60 metri. Poi ci sono quelli anche più performanti e anche quelli 4K. Quindi se voi avete un
videoproiettore, che te ne so, un televisore e lo volete allungare da qualche parte, questa secondo me è una delle soluzioni migliori. Poi, se dovete avere altre cose, come ad esempio, guarda Andrea, io ho la televisione da una parte, poi devo usare il videoproiettore, è molto semplice perché ci sono degli switch HDMI. Voi mettete dal decoder, mettete tutto sullo switch e lo switch vi divide tutti i segnali. Quindi questo potrebbe essere un'ottima soluzione. Questo video volevo farlo soprattutto per spiegarvi come funzionava queste due cose. Io lo uso per altre anche all'interno della mia casa e se volete ci potete anche estendere il video del vostro computer, cioè se sul vostro computer avete un'uscita HDMI, questa potrebbe essere una soluzione. E niente, per questo video è tutto. Vi volevo fare vedere questi extender che secondo me sono molto utili e giocano un fattore molto importante, soprattutto per chi ha quei televisori a parete. Deve usare un cavo HDMI molto lungo, che poi è difficile perché bisogna farlo, bisogna modificarlo. Questa secondo me è un'ottima soluzione. Avete questi trasmettitori con un cavo di rete adeguato a seconda delle esigenze. Certo, dopo mi dite, guarda Andrea, io devo vedere solo le telecamere. Questa potrebbe essere anche con cavo 5, lo vedete tranquillamente. Voi l'attaccate alla corrente, funziona e via. Quindi, per questo video è tutto. Spero che vi sia stato utile. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e soprattutto clicca sul link. E se vuoi contattarmi per altre offerte e altre cose, c'è sempre Andrea, il vostro tecnico digitale. Ciao!